Simmers. E non bentornati nel mio canale o benvenuti nel mio canale. Io sono Valuccia Sims e oggi siamo di nuovo qui, ragazzi, con un nuovo episodio della nostra 100 Baby Challenge. Siamo tornati in casa Turner e raggiunto la rete di comunicazione. Brava patata, bravissima. Basta così, tesoro, basta, basta, basta. Perché adesso la mamma viene qui e ti insegna. Mamma mia, stai calma. Ti insegna le forme, patatosa. Io, ragazzi, mi sono fermata qui perché non volevo rischiare di andare troppo avanti e perdermi il parto della nostra Charlotte. Vi ricordo che nello scorso episodio abbiamo assistito al matrimonio del primo figlio in assoluto nato dalla nostra matriarca Charlotte. E però non mi dà, fai che un figlio si sposi. Fai che il figlio del Sim si sposi e formi una propria famiglia. Non lo so, ragazzi, perché forse tocca tenerselo in casa. Non ho idea, sinceramente. Col si è sposato, però non mi ha dato la questo step, diciamo, fatto e concluso. Però vabbè, vediamo un po' dove siamo arrivati adesso. Allora, dunque, ragazzi, abbiamo i patatosi qua che hanno tutte le abilità a livello 3. Io ho aspettato, l'ho fatto un po' off camera, ragazzi, ho giocato per non farvi vedere sempre solo loro che insomma, no, fanno qua, lei insegna loro, eccetera eccetera. Quindi non appena arriveranno, torneranno insomma da scuola Ilara e Leo, io li farò crescere, ragazzi, diventeranno dei bambini e non vedo l'ora, perché così, ragazzi miei, vediamo un po'. Erin è piccola piccola, fra 7 giorni, vediamo un po' come sta messa. Lei sta proprio all'inizio, quindi la comunicazione, vabbè, è quella che si fa più rapidamente. Ora vorrei lavorare molto rapidamente sul pensiero, perché, ragazzi, se riuscissi a far passare d'età Erin e a farla diventare bambina, in questo episodio farò un cambio look enorme, praticamente, nel prossimo video, quindi ci tengo veramente tanto. Vediamo un po' cosa ne uscirà fuori. Allora, intanto voi patati potete fare quello che però vi pare, perché non dovete più faticare, non è una cosa bellissima? Allora, vieni qui, patatoso. Direi che poi bisogna anche occuparsi del giardino. Poi magari vieni qui, vieni poi a scivolare mentre tuo fratello viene qua a giocare nella vasca delle palline, dai. Oh, ragazzi, la nostra Charlotte. Charlotte, nell'episodio precedente a quello dedicato a Cole, al suo matrimonio, è andata in giro, ragazzi, e ha aggiunto questi bei figaccioni. Io, ragazzi, ve li presenterò uno a uno nel momento in cui deciderò quale sarà il nuovo papino, perché per il momento la nostra sta messa così, ragazzi. Terzo trimestre fra 4 ore. Quindi in questo episodio io volevo lavorare assolutamente, diciamo, su Erin, concentrarmi sulle sue abilità, perché appunto vorrei che diventasse, che è? Oddio, qualche bambina ha minacciato Leo rubando gli soldi per il pranzo e lei si è messa a piangere davanti al preside. Ma dai, trovate quel bambino, lo farò io. Allora, a prescindere da quello che voglio sviluppare, ragazzi, io ci tengo anche un po' a ragionare su come è fatta la nostra Charlotte. Lei, che è una matriarca, direbbe: trovate quel bambino, lo farò io, assolutamente. Quindi, patata, non ti puoi scocciare, tesoro, perché qua dobbiamo darci da fare un po' a tutti, in realtà, tu soprattutto, perché sì, ragazzi, lei vorrei tanto diventasse bambina, dovrebbe diventare grande e crescere anche il piccolo Kevin. Fatemi un po' vedere un attimo, domani, sì, dovrebbe crescere anche il piccolo Kevin, nascerà il prossimo pargolo barra pargola, stiamo a un buonissimo punto, ragazzi, no? Quindi diamoci da fare. Oh, guardateli, ma guardateli quanto sono patatosi questi due, quanto sono teneri. Io pensavo che a questo punto, ragazzi, se veramente fosse, basta, lascia perdere, perché la devi portare a, devi insegnare a usare il vasino. Se fosse, ragazzi, veramente che non mi ha dato questo step qui perché, diciamo, il figlio che si sposa deve essere all'interno dell'unità familiare, ragazzi, io direi che potrei
far trasferire poi momentaneamente Elisanna, farla sposare tipo qua in giardino, sapete, una cosa molto semplice, giusto scambio degli anelli e poi ritrasferirla a casa sua, perché se fosse veramente così, ragazzi, non voglio rischiare di perdere tempo, né tantomeno, non lo so, per esempio, ecco, Erin che diventa giovane adulta, che faccio trasferire un giovane adulto qui in casa, loro si sposano, no, lo trovo più pratico, sinceramente, fare così. Poi comunque vedremo, ragazzi, tanto non è una cosa che va fatta per forza oggi, insomma, anche perché 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, col pargolo 8 non c'è posto. Ok, va bene. Oh, non può scendere sotto il 10. Fatemi vedere una cosa, perché la nostra adolescente è una studentessa da 10, ma deve lavorare sulla responsabilità. Ed è un soffio, ragazzi, quindi lei se ne sta per andare via di casa. E a sto punto, ragazzi, il cambio look, aspetto proprio che diventi giovane adulta, le faccio un cambio look quando sarà giovane adulta, insieme a tutti i suoi fratelli, e ciao. Tu invece, Patato, come stiamo messi qua? Vabbè, studente elementare da 7, dobbiamo aspettare che diventi da 10, ragazzi, ma intanto, come potete vedere, l'educazione va che è una meraviglia. Quindi perché no, possiamo continuare a sviluppare questa. Ce lo vedo, ragazzi, ce lo vedo educato. Potresti venire qua a pulire, Patato? Tu avresti fame, tu? Tra un altro po', quindi direi che tua madre potrebbe insegnarti ancora un pochino le forme, ragazzi, perché sono proprio in assoluto la cosa che io detesto di più. Quindi diamoci da fare, perché è fondamentale, ragazzi. Poi si accettano scommesse, nascerà un maschietto, nascerà una femminuccia. Chissà, ragazzi, chissà. Allora, vediamo un secondo. Apri. Cosa c'è di buono? Gnocchi, vabbè, mangiatevi gli gnocchi. Certo, alle 4 del pomeriggio gli gnocchi? No, beh, meglio di no. Facciamo tipo una merenda, ecco. No, non devi impacchettare, scusami, devi prendere una porzione. Oh, vieni qua, prendete una porzione e poi farai i compiti, perché, ragazzi, la responsabilità e i compiti, lavoreremo sulla responsabilità. Con le lavatrici, ragazzi, è una gioia proprio. Allora, prendi e sposta il bucato, aggiunge l'asciugatrice appena avrai fatto e aggiunge l'asciugatrice. Lascia il piatto qui perché poi serve a tuo fratello. Oh, patatoso, ferma, vieni qui. Cura dei neonati super efficiente. Che è successo qua? L'attenzione proprio cala a dismisura, quindi siediti qui, patato, dai. Tu che è successo? Che hai fatto? Pure tu l'attenzione. Vai qui, guarda. Oh, tu hai lasciato il piatto, perfetto, e tu ripulisci. E gioca un po' con i tuoi fratelli, anzi, prendi una porzioncina, va. Dai, botta di zuccheri per tutti oggi. Vogliamo farci del male, ragazzi. Vieni pure tu a prendere una porzioncina, appena puoi, lascia fare. E cara, anche tu puoi concedertelo, dai. Però prima i tuoi figli, eh? Prima i pargoli, che i pargoli si sanno la precedenza, via. Dovremmo fartela senza problemi, però, quindi via, forza. Poto, tu non piangere. Consolati con il dolcetto, dai. Mamma Charlotte, vieni qui a parlare con i tuoi figli, per favore. Rallegra, racconta una storia. Parla del giorno, ecco, cerca di essere, come dire, un attimino presente. Poi rallegra anche lui, insomma, no, ragazzi, si sa, chiedigli della giornata. Oddio, com'è andata la tua giornata? Divertito nella vaschetta delle palline? Vive qui con te? Non è che abbia molto da raccontare, ragazzi, obiettivamente, però vabbè. Chiedi anche a lei della giornata, è stato tutto il giorno con te a casa, però va bene. E vieni qui a parlare anche tu con la tua mamma, quindi rallegra. Oh, bravo patato. Come stai messo ora con l'educazione? Perfetto, perché Charlotte potrebbe insegnarti lei. Obiettivamente, no? Qualcosa, ma non ce la dà la botta di zuccheri, ragazzi? Ok, no. Che bello. No, non fare i capricci perché non serve. Chiacchiera con tua sorella, dai, parla del colore preferito, dei paladini, dei giocattoli. No, delle principesse, vabbè, quello del camion, quello che ti pare. E chiacchierate, così vi riprendete un po' tutti.
prima che il sonno vi colga. Allora, cara, pulisci per favore perché altrimenti la vedo dura. E qui prende, sposta il bucato, aggiunge l'asciugatrice. Dai, puoi farcela. Se tutto va bene, ragazzi, io comunque alla fine di questo episodio la mando via di casa, ragazzi. Prima ovviamente registro il video per fare il cambio look. Però al termine di questo episodio, poi ragazzi, la mando via, ecco, off camera, poi ci organizziamo. Allora, cara, vieni qui, guarda. Guarda un canale, vai. No, devi chiacchierare con tua madre, tesoro. Parla dell'animale preferito, del tempo nuvoloso, aneddoto divertente, insomma, tutte quelle cose lì. Oh, nel frattempo, ma tu hai preso qualcosa? L'hai preso da mangiare, patato? Vai, prendi un'altra porzioncina, va. Lascia i piatti in giro a tuo fratello, che male non gli fanno. Perfetto. Allora, guarda, guarda il canale attuale. Charlotte, tesoro, collabora, ti prego, non remare sempre contro ai miei piani. Oh, adesso potete cenare in modo discreto, quindi tiriamo fuori sti gnocchi e prendi una porzione. Oh mio Dio, questa è molto giocosa. Basta, non osservare le facce buffe, fatti gli affari tuoi. Basta, allora, non mangiare un'altra porzione di questo, ma prenditi questo. Che male non ti fa, anche tu prenditi una porzione. Tu patata pure, prenditi una porzione, praticamente è inutile quello che avete mangiato prima, mi fa piacere. Oh, nel frattempo tu invece ripulisci tutto. Ragazzi, le gioie simmiche, vai. Prendi anche tu una porzione e magari chiacchiera un po' con tua madre, tipo descrivi la tua nuova idea, proponi un piano folle, parla dei sogni. Discuti la teoria del colore, insomma, vabbè, ragazzi, un po' di tutto. E condividi delle idee, che male non fa neanche questo. Hanno tutti il plum bob più che girato. Per favore, ripulisci, patato, dai. Cerchiamo di facilitarti il compito, perché intanto, ragazzi, l'educazione aumenta. Vediamo un po'. Dai, dai. Così ragazzi siamo già pronti per quando. Oh, prenditi anche tu una porzione e iniziamo a mettere a letto i piccoli dei mugnetti. Allora, fermi tutti. Vabbè, ragazzi, l'attenzione è proprio una tragedia, eh? Comunque, è una tragedia. Allora, tu pure, patato. No, no, non devi sbroccare. Devi andare qua e usare il vasino. Vai, usa il vasino. Tu l'hai recuperata l'attenzione, tuo fratello non ne vuole sentir neanche parlare. Vai, dormi. Tu rovini i miei piani, ma tanto ormai lo sanno tutti. Allora, qua che è? Sostituisci per piacere. Appena hai fatto, pulisci la vaschetta e asciuga. E poi puliti asciutto e riponi. Mentre tu, tesoro, direi che potresti concederti almeno una doccia. Fatti una doccia, perché direi che ci vuole. Caro, perché mangi in piedi come i cavalli? Va bene, che gioie. Dai, poi ripulisci anche questo. E questo, se non lo ripulisci subito. Mentre io intanto tolgo questo. Ragazzi, qua come al solito, in questa casa, tour de force. Perché ti sei portato il piatto dietro? Ragazzi, quando essi, anche i sim remano contro di te. Allora, dunque, ripulisci anche questo. Allora, tutti a letto, forza, tutti a letto. C'è altro da fare qua? No. Oh, però sì, volendo, potresti fare il bucato. Quindi vai, aggiungi la lavatrice. Dopodiché lava. Come stiamo messi, ragazzi? Beh, ha raggiunto la responsabilità. Quindi la nostra è ufficiale, ragazzi. L'studentessa del liceo da 10 e per di più, ragazzi, è responsabile. Quindi direi che a questo punto faccio riprendere poco poco i gemelli e
e faccio poi passare di età tutti quanti contemporaneamente. Ok, ragazzi, poco fa mi è arrivato l'annuncio. È il compleanno di Kevin, il tempo vola, vero? Quindi direi che per prima cosa facciamo passare lui d'età. Però aspetta, magari prima mangia qualcosa, tesoro, perché altrimenti prendi gli avanzi, dai. Mangia qualcosa perché se non mi stiri qui, obiettivamente, mentre i pargoli magari intanto si alzano e vanno a fare le loro cosine. Ecco, magari riprenditi tesoro perché così non ti alzi con il, cioè non passi d'età col plumbob girato, perché sarebbe molto triste. I gemelli ragazzi passano con molto anticipo d'età, cioè hanno sviluppato le loro abilità a livello 3, ragazzi, veramente. Sono stati rapidissimi. I figli di Charlotte hanno, non lo so, il turbo. Comunque, vediamo un po'. Immaginazione, ok, va bene. Livello 2, livello 2. Vasino 1, ma quello vabbè, fa da sé. Quindi direi che a questo punto, tesoro, potresti alzarti e giocare con la casa delle bambole. Diamoci una mossa, proprio detto in maniera così diretta. Perché il nostro continuerà a parlare per riprendersi un pochino. Tre pargoli, ragazzi, tre pargoli stanno per passare l'età. Meraviglioso. Dovresti lasciarlo questo in realtà perché. Ma come acquisita? Ma ce l'avevi già l'abilità di immaginazione, ragazzi. Ma cosa state dicendo? Vabbè. Vabbè, tu pure non ti fai mai un piffero di affari tuoi. Comunque, vabbè. 4.580 simoleon di bollette. Tesoro, vai a pagare le bollette. Dai, renditi utile. E direi che noi a questo punto, eh sì, facciamo passare d'età il piccolo Kevin. Oh, eccolo ragazzi, urge un cambio look perché è cresciuto con questo coso davanti. Ma guardate quanto è carino! Ma guardatelo! Ragazzi, è troppo tenero. Dai, forza, lascia giù tuo figlio. Patato, fai un passo avanti così non ti osserviamo mentre fai la fusion con. Ecco, è stata una cosa un po' inquietante, però ragazzi, guardate che carino! Guardate che faccino buffo, ragazzi, adorabile, mi piace tantissimo. Ok, perfetto. E anche Kevin è diventato un toddlerino, ragazzi. Come stai messo, patato? Bene. Quindi fai una cosa, va per la mia gioia. Non appena ecco, tuo fratello schioderà da qui. Tu inizi a balbettare come se non ci fosse un domani, così inizi subito a darti da fare. Non è neanche tempo di crescere, ragazzi, che questi poveretti devono già darsi da fare. Allora, vai, usa il vasino. Tu stai per congelare, quindi cambia abito e indossa qualcosa di più, oh, di più pesante. Vieni qui e poi siediti qui, dai. Patata, sì, hai freddo, quindi per favore cambia abito anche tu, dai. Non oso immaginare, ecco ragazzi, lo schifo, però vabbè, dettagli. Appena hai finito, patato, per favore, cambia abito anche tu e indossa questo. E vieni qua dove tutti ti aspettano. Charlotte, cara, vai qui. Tua figlia viene qui ed esprime un desiderio perché è la prima. E il patatoso poi si siede qua anche lui. Vai Kevin, tutti noi, datti da fare anche tu. Ma intanto concentriamoci sulla nostra Elara, giusto? Sì, ragazzi, perché 800.000 nomi, scusate, ma veramente non se ne esce più. Ok, fermi, facciamole una foto. Oh, ci sta pensando, ragazzi, sì. Oh, eccola qui, tanti auguri! Tanti, ma tanti auguri! Forza, forza! Oh, ecco la nostra in tutto il suo orrore, perché sì, ragazzi, e vediamo di nuovo i tratti. Creativa, perfezionista, manca un tratto. Ma davvero? Vabbè, ragazzi, in qualche modo faremo poi. Aggiungi le candeline, dai, tocca ai tuoi fratelli passare d'età, quindi iniziamo da Brian, quindi. No, prendi la porzione per nessuno perché non è il caso.
No, patato. Chiedi aiuto, dai. Chiedi aiuto a mamma Charlotte, vai. Vai che Kevin è già a livello 2. Bravo, patato, mi dai tante gioie. Però ti stai congelando pure tu. Mamma mia, ragazzi, cambia abito. Non oso immaginare come sei venuto fuori pure tu e partecipa poi al gioco con tua sorella. Forza! Forza che qua i pargoli. Oh, guardatelo, ragazzi! Questa torta, devo dire, è bellissima. Non l'avevo mai vista prima. E appena l'ho vista, visto che l'altra ragazza era arrivata, ho pensato subito: sì, devo fare questa. Li lancia tutte le volte, vabbè. Tesoro, capisco che, come dire, aggiungi le candele. Ma dove stai andando? Ti prego. Facciamo per favore crescere tuo figlio. Fermi allora, fermi tutti, perché fatemi vedere. Allora, oddio, questa espressione è tipo diabolica, ragazzi. Cioè, ha del malvagio, vi dico la verità. Ti prego, dimmi che non sei cresciuto malvagio. Ti prego, dimmi proprio di no. Solitario. Bene, tutto tuo padre, perché non lo so perché, ma... Diego, secondo me, è un tipo proprio solitario inside, ecco. Allora, dunque, sì, patato, ora la mamma ti porta la tua. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Ma non controllare il bebè. Aiutalo, aiutalo. Vai. Vai che Dennis deve passare d'età, ti prego. Non lo devi, devi solo... Ma dove vai, Charlotte? Sì. Sono solo come un orso, va bene, ok, diamoci una mossa. Tutti con sto bambino, tutti che dovete chiedere che cos'ha. Ok, va bene, ragazzi. Questi intoppi poi sono la gioia. Apprezzo, per carità, che prendano queste iniziative, però anche no adesso, vi prego. Ragazzi, che devo dire? Intanto possiamo mangiare sti poveretti. Apri. Tiriamo fuori qua una porzione. Scusate, ma non vedo un pelo di niente. Oh, tu vieni a prenderti una porzione, dai, tu. Vogliamo smetterla, per piacere. Oh, mamma santa, devi anche mangiare. Ragazzi, sto bambino mi sta facendo dannare. Dai, mangia qualcosa, su. Giusto per non stare in rosso come un semaforo. Basta. Ora, vieni qui e chiedi aiuto per soffiare sulle candeline a mamma Charlotte. Forza. Ragazzi, ce la faremo? Perché inizio veramente a dubitare. Dennis non vuole crescere. Va bene, Peter Pan, abbiamo capito. Dacci una mossa. Oh, i voti sono aumentati. Intanto è studente da 8, eh. Intanto, ragazzi, progressi in questa casa. Sembra che non facciamo un passo avanti, ma noi li facciamo i progressi, eh. Oh, che bello. Dai, Dennis, ci hai fatto dannare. Ora vogliamo vederti cresciuto. Perché sì, proprio. Dov'è? Eccolo. Oh, identici praticamente. Sì, sei triste. Ah, ragazzi, lui è proprio Diego. Cioè, guardate. Per me è Diego, uguale. E non sono uguali, dico la verità. Guardate il colore degli occhi. Lui ce l'ha tipo grigi. Mentre il gemello, se non ricordo male, scusate, li aveva azzurri. Ecco qua. Quindi che dire, ragazzi? Lui ha ripreso gli occhi dalla mamma. Perché se non ricordo, grazie Charlotte, devo vedere i tuoi occhi e tu ovviamente li hai socchiusi. Sì, lui è proprio i colori della mamma. Lui invece gli occhi li ha ripresi dal papà. E lui ha ripreso proprio tutto dal papà. Sono gemelli diversi in realtà, erano molto più simili da bimbi, però devo, da piccolo, cioè da toddlerini. Però devo dire che non mi dispiacciono nessuno dei due, sono molto molto carini. Allora, facciamo così, guarda, gioca una partita, multigiocatore con... Brian e Leo, andate lì davanti, vi prego. E vai, perché hai un muso lungo che non ti dico. Andate un po' a giocare, dai. Giocate, riprendetevi. Mentre la patatosa qui, tra poco il vasino chiama. Lei, ragazzi, è diventata ufficialmente una giovane adulta, quindi per il momento resta ancora in casa, come ho detto anche prima. Poi, quando... Guarda, fai una cosa, visto che tanto tu non è che devi fare chissà cosa, dormi.
Al te sta chiamando, allora guarda, prima di andare a dormire parla con tua sorella. La terrò, ecco, ti ripeto, giusto il tempo, ragazzi, di concludere l'episodio perché poi ci sarà il cambio look, il video col cambio look e poi la trasferirò. Anche perché, ragazzi, cade proprio a fagiolo, nel senso che la nostra, per rimanere di nuovo incinta, Elara deve sloggiare, detto proprio francamente, quindi vai, ripulisci. E a questo punto, ragazzi, io sono in attesa del parto, ma mi sa che ci siamo perché vedete, sta lampeggiando. Di solito quando lampeggia è perché ci siamo praticamente. Quindi fai una cosa, tesoro, al volo, per favore, insegna a usare il vasino ad Erin. A te diffuso delle pettegolezze piccanti su Matthew, ma per favore. E anche lui, quindi fai una cosa, patata, renditi utile, va. Insegna a usare il vasino a tuo fratello, vai. Eccolo qua, ragazzi. Iniziato il travaglio. Il travaglio. Charlotte sta scoppiando di impazienza per incontrare il nuovo fogattino di gioia. Quindi forza, tesoro. Diamoci una mossa, patata, perché almeno a livello 2 ci arrivi? Mi sa di no. Chi è che bussa? Qualcuno ha bussato? Sì! Ma è Noemi, tesoro! Invita ad entrare, ovviamente. Ora mamma sta partorendo, non può darti ascolto, però non appena avrà partorito, sì. Forza, su. Oh, ok, l'ho aggiunto livello 2, perfetto. Vieni qua, tesoro, e partorisci. Così poi, ragazzi, direi che noi ci fermiamo qua con questo episodio. Vai così, tesoro, vai. La nostra, ragazzi, è a meno 4. Dal diventare, vi ricordo, giovane adulta, adulta, che è qua? Eh no, adulta, per forza, è una femmina! Allora, ragazzi, utilizzo uno dei vostri nomi che mi avete suggerito voi. Vediamo un po'. Potrei chiamarla. Con il nome che mi ha suggerito Piplap Fan, spero di averlo pronunciato bene, ovvero Karen. No, ovviamente, ragazzi, se non metto il maiuscolo, sveglia come sempre. Karen è nata la piccola Karen Turner. Quindi Charlotte e Rupert hanno avuto un figlio. Ecco qua, ragazzi. Ora io vi dico subito cosa farò. Giusto per essere precisa, perché sapete che ci tengo sempre a essere molto precisa. Non potrò registrarlo, ragazzi, questo, ovvero il raduno del club, perché vedete, sono già 8. No, sono 1, 2, 6, 3, 4, 5, 6, 7, 8, appunto. La nostra non può rimanere di nuovo incinta attualmente. Quindi, visto che ormai siamo al limite col tempo, io cosa farò? Farò il video del cambio look per tutti quanti, compresi quindi fino ad Erin, perché la nostra ragazza non è riuscita ad ottenere, ecco, però è un buonissimo punto, ragazzi, perché il pensiero sta già verso il livello 3. Abbiamo appena iniziato il movimento per il livello 3, al 42%, quindi quasi a metà per il livello 3, anche l'immaginazione, e siamo già con la comunicazione a livello 3. Quindi direi, ragazzi, che io farò così, farò un cambio look per tutti, quindi da Elara fino ad Erin. Poi cosa farò? Manderò via di casa Elara, ovviamente, e organizzerò off camera il raduno del club. Quindi a questo punto, ragazzi, per una questione di precisione, vi dico subito che, salvo imprevisti, io utilizzerò questo sim, Tommaso, e ci tengo di nuovo, ovviamente, ragazzi, a mostrarvi. Quindi la mia biblioteca, ecco qua, unità familiari. Dovevo averlo da qualche parte, ragazzi, non mi ritrovo mai niente, perché non mi ritrovo mai niente, includi il materiale personalizzato, eccolo qua. Oh, dunque, un papino per Charlotte, creato da AmySims07, e lui è il nostro Tommaso Costa. Come potete vedere, è in cerca dell'anima gemella, poverino, resterà scottato con la nostra Charlotte. Vabbè, è romantico, è sicuro ed è estroverso. Quindi io organizzerò, ragazzi, un raduno del club per far sì che Charlotte rimanga incinta del nostro Tommaso, non appena, ovviamente, avrò mandato via di casa Elara.
Quindi spero che, lo so, mi rendo conto che non vi mostro il fichi fichi, però ragazzi, voglio dire, tanto fondamentalmente ormai l'abbiamo visto tante volte, sappiamo come funziona, raduno, vengono qua, fichi fichi, lei rimane incinta, fine della storia, sbattuto fuori dal club, non è che ci sia poi molto da vedere. Spero comunque vada bene per voi, anche se non, se non vi mostro appunto questo passaggio, però ragazzi, in questo momento non posso perché altrimenti dovrei sbattere fuori di casa e Lara così senza farle un cambio look. E vi prego, non ho proprio il cuore di mandarla in giro conciata così senza un cambio look, non esiste. Quindi direi che noi possiamo fermarci qua per questo episodio. Se vi è piaciuto, vi invito a iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Vi ricordo che nella descrizione del video, ragazzi, potete trovare tutti i vari modi per contattarmi: programmazione del canale, playlist, link ai canali dei miei amici YouTuber. Insomma, ragazzi, potete trovare di tutto, di tutto. Andate lì se avete perso ovviamente qualche episodio, ci sono le playlist, insomma, mi raccomando, campanelline attive quando vi iscrivete nei vari canali YouTube dei miei amici, ovviamente YouTuber, perché ragazzi, solo in questo modo vi arriva la notifica quando qualcuno di noi pubblica un contenuto nel proprio canale, quindi mi raccomando, sempre campanelline attive. Detto questo, ragazzi, che dire? Sì, grazie mille. Io vi auguro una buona giornata o una buona serata, a seconda del momento in cui guarderete questo episodio. Vi rimando, come sempre, al prossimo, ormai lo sapete bene, sul Simmers. E non.